Salve a tutti amici di Marcos Box, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di oggi fa parte del ciclo di puntate inaugurate con lo scorso video, dedicata ad approfondire alcuni termini del mondo open source e del mondo del software libero, termini che spesso mi sentite citare in queste video chiacchierate, termini che per un utente alle prime armi sono nuovi e che quindi con questi video vogliono servire da stimolo per prendere da spunto, per poter capire alcuni termini che vengono utilizzati e da stimolo appunto per approfondirli con dei link che vi lascerò poi di volta in volta. Nella scorsa puntata vi ho parlato della definizione di software libero, ovvero delle caratteristiche che deve avere un software per potersi definire software libero. Erano quattro punti, poi andatevi a vedere la scorsa puntata. In questa nuova puntata voglio parlarvi della definizione di open source. Anche in questo caso abbiamo dei punti, una serie di punti che sono in questo caso 10, che un software deve rispettare per poter essere definito software open source. Sono state tante le revisioni, stiamo attorno alla revisione 1.9 se non vado errato, quindi tante versioni che poi sono state susseguite nel corso degli anni, tante aggiunte, tante modifiche al fine di meglio definire open source. Il primo punto, la libera redistribuzione. La licenza non può limitare alcuno dal vendere o donare il software che ne è oggetto, come componente di una distribuzione aggregata contenente programmi di varia origine. La licenza non può richiedere diritti o altri pagamenti a fondo di tali vendite. Libera distribuzione sotto tutti i punti di vista, quindi non ci sono vincoli. Codice sorgente. Questo è un punto molto importante, che è appunto il cardine principale di questo tipo di software. Deve essere disponibile il codice sorgente. Laddove non sia possibile distribuire un software con il relativo codice sorgente, deve essere consentito all'utente di reperire facilmente il codice sorgente, sia magari ostandolo da qualche parte su un sito, quindi possibile scaricarlo, sia magari ottenere dei supporti al solo costo del supporto, quindi delle spese contenente appunto il codice sorgente. Prodotti derivati. La licenza open source incentiva, perché obbliga, che un software open source deve poter essere derivato e deve poter avere fork e tutto il resto. Quindi fork appunto è nella natura del software open source, in quanto appunto la licenza deve permetterne i prodotti derivati, non deve poterne limitare in nessun modo. Questo perché appunto è naturale. Moltissimi programmi si sono evoluti da software precedenti rilasciati sotto licenza open source e sono diventati dei grandissimi programmi. Quarto punto è l'integrità del codice sorgente originale. Significa che in alcuni casi può essere fatta esplicita richiesta di mantenere il codice sorgente originale, ridistribuirlo così com'è e non modificarlo. In questi casi, però, deve essere consentita la distribuzione dell'originale accompagnato dalle patch, ovvero dei file che permettono di applicarne delle modifiche in fase di compilazione del codice sorgente. La licenza deve esplicitamente permetterne la distribuzione del codice originale, del prodotto originale con il codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome diverso dal software originale. Questo è perché per tutti alcuni software, per garantire che il codice sorgente sia sempre comunque disponibile, e cose del genere. Punti 5 e 6 sono dei punti che riguardano la discriminazione. Punto 5 dice che non deve essere discriminato nessun gruppo di persone o nessuna appunto persona. Perché? Perché appunto è nella natura del software libero, non del software open source, essere tutti quanti uguali dinanzi al software, dinanzi alla legge. E il punto 6 invece è la discriminazione per campo d'applicazione, cioè ad esempio non si può impedire l'uso di un programma per fini in un ambito commerciale oppure in un ambito di ricerca. Caso più eclatante, faccio un esempio per capirci subito, LibreOffice. Voi LibreOffice, la suite di produttività open source, la potete utilizzare ovunque, la potete utilizzare a casa, la potete utilizzare nel posto di lavoro, la potete utilizzare nell'università.
Microsoft Office invece no, se acquistate la licenza studenti non potete utilizzarla per produrre del software in un ambito lavorativo, oppure non la potete utilizzare nell'università e viceversa. Punto 7 è la distribuzione della licenza. I diritti aggregati a un programma devono essere applicabili a tutti coloro a cui il programma è ridistribuito, senza sia necessaria l'emissione di ulteriori licenze. La licenza quella è? Deve essere sempre quella. Non ci devono essere accordi di non diffusione, non ci deve essere la chiusura del software per mezzi indiretti, tutte queste cose qua. Specificità ad un prodotto. I diritti allegati a un programma non devono dipendere dall'essere il programma parte di una particolare distribuzione software. Se il programma è estratto da quella distribuzione software e usato e ridistribuito secondo i termini della licenza del programma, tutti coloro che ricevono il programma devono avere gli stessi diritti garantiti dal software originale, dalla distribuzione originale. Questo serve, questo è un modo per evitare le licenze trappola, cioè nel senso che magari acquisti prendi il software open source, lo inserisci in un software commerciale con delle licenze collegate perché magari utilizzi soltanto parte del software e cose del genere. Vincoli su un altro software. La licenza non deve porre restrizioni su un altro software distribuito insieme al software licenziato. Per esempio, la licenza non deve richiedere che tutti gli altri programmi distribuiti sugli stessi supporti siano software open source. Se io distribuisco una suite con diversi programmi, non devono essere obbligatoriamente tutti quanti open source. Perché? Perché appunto deve essere garantita la libertà di chi distribuisce il software di poter inserire anche altri programmi commerciali. Ultima è la neutralità rispetto alle tecnologie utilizzate. Questa è anche un'altra clausola importante perché non deve essere limitato, per esempio, soltanto allo scaricare su internet dopo un clic su una pagina web la distribuzione di quel programma. Deve essere distribuito apertamente in tutti i mezzi. Deve poter essere inserito su CD-ROM. Deve poter essere distribuito tramite web. Deve poter essere distribuito mediante qualsiasi tipo di canale. Deve poter il software, oltretutto, grazie a questa clausola, essendo appunto il software, deve essere neutrale dalle tecnologie utilizzate. Non deve poter essere utilizzato in ambienti privi, ad esempio, di interfaccia grafica, dai quali non si possa richiedere la presenza di specifiche interfacce di dialogo. Quindi, appunto, deve essere il più possibile utilizzabile ovunque. Bene, spero con questa video recensione di non avervi annoiato, spero di essere stato abbastanza chiaro. Comunque vi lascerò in calcio alcuni link di approfondimento per meglio capire. Vi invito a proporre eventuali altre recensioni, altri approfondimenti. Vedrò di accontentarvi con dei video, cercando appunto di spiegarvi per il meglio quel che mi chiedete. Lunga vita e prosperità a tutti, ci vediamo alla prossima video recensione o video chiacchierata, come cavolo volete chiamare, video, video, no, facciamo così, meglio. Ciao ciao!